il risultato o la sensazione su questa partita, su questo derby tutto nerazzurro? Ma guarda, giocare a Bergamo non è mai facile per le altre squadre. Io credo che l'Atalanta possa avere tutte le carte in regola per poter portare a casa i tre punti, anche perché l'Inter non mi sembra che stia attraversando un buon momento. È una squadra strana, sai, comunque ci sono giocatori che sono in giornata, ti possono risolvere la partita, però mi sembra più che viva sulla giocata del singolo piuttosto che del gruppo. E questo, sai, se li trovi in giornata può essere che ti possano fare male, ma se non li trovi in giornata invece gli puoi fare male. Io confido di una giornata storta della squadra nerazzurra di Milano e credo che l'Atalanta possa far suo il bottino. Poi giocando in casa le chance forse aumentano, c'è qualche possibilità in più. Sì, poi abbiamo un Inter appunto che è lacerata anche da diverse polemiche che riguardano ad esempio Icardi. Ecco, tu da che parte ti schieri con Icardi? Ha veramente così esagerato come dice una parte del tifo nerazzurro? Velocemente poi ti agevolo. Grazie Gigi. Ma guarda, io onestamente non so, non ho letto il libro e posso interpretare qualche parola di quello che è uscito, di qualche frase. Onestamente mi sembra che sia andato un po' fuori le righe. Poi onestamente Icardi, con tutto il rispetto del giocatore che è, voglio dire, a 23 anni, se si permette di scrivere un libro, e fare, sì, allora i grandi campioni cosa dovrebbero fare?